Ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui e non mi vedete, in compenso vedete un Mino che in questo momento sta dormendo. Guardate che tenero. E siamo qui perché è appena arrivato un mega pacco di Bottega Verde. Ho fatto l'ordine 4 giorni fa e ci ha messo veramente pochissimo a arrivare questa volta. Infatti sono molto stupita che sia arrivato oggi pomeriggio, che tra l'altro ero in casa, quindi lo apriremo proprio subito. Se vedete tutto un po' traballare perché ho la videocamera in mano, però fra poco l'appoggio. Era un po' che non vedevate degli spacchettamenti Bottega Verde, non perché non abbia ordinato sul sito in questi mesi, però non mi era venuta tanta voglia di filmare lo spacchettamento. Visto che alcuni di voi mi hanno scritto in privato che insomma vi mancavano questi spacchettamenti in Bottega Verde e sono tornata a farli. Vediamo se un Mino si sveglia mentre apro il pacco. Lascio l'inquadratura su Hummel così vediamo la reazione mentre apro il pacco. Eccolo, buongiorno Hummel. Guardatelo, mezzo addormentato, ha aperto un occhio. È un pacco veramente pesante perché ho preso anche una cosa che esula, diciamo, dai prodotti di cosmesi. Qui c'è la solita carta. Questo è il contenuto del pacco, ma vi mostro tutto piano piano. Hummel secondo me in questo momento mi sta odiando, dice che cosa viene a rompermi le scatole mentre dormo. Però questo micio dorme veramente tantissimo. Nel frattempo Hummel si è seduto e ha cominciato a leccarsi, quindi io metto la videocamera così. Cominciamo dai soliti prodotti, cioè il bagno doccia. Allora, questa volta ho preso quello all'argan, non iris e argan, ma solamente argan, perché era un po' che non lo provavo e oltretutto c'era un'offerta particolare, ovvero c'erano tre bagno doccia insieme a 9,99. Mi sembrava super conveniente considerando che di solito, ragazzi, uno solo in sconto viene tipo 3,99. E nel pacchetto da tre c'era questo qua all'argan che è buonissimo. Mamma mia, ragazzi, senti un Mino. Cioè, piace anche a Hummel. Magari in un altro video vi faccio vedere lo shampoo per gatti, perché Hummel ogni tanto viene lavato con uno shampoo apposito che è proprio per gatti. Poi ho preso vaniglia nera, che è un classico, è veramente buonissimo. Una delle mie profumazioni preferite per l'autunno e per l'inverno. Buonissimo, senti Umi? Questo mi sa che gli piace meno, ragazzi, a Hummel non piace, comunque a me piace tantissimo. L'ultimo dei tre è questo al pepe rosa, che vi ho mostrato tantissime altre volte. Questo secondo me può piacere a Hummel, un Mino, ma è talmente addormentato, sì, vedete, questo gli piace già di più. Abbiamo scoperto che a Hummel non piace quello alla vaniglia. E quindi ho preso questi tre. Tra l'altro ho usufruito di tre sconti che ho trovato in rete. Uno mi è arrivato via posta in realtà, di 10 euro, che durava soltanto un giorno. In più online ho trovato uno da 5 euro e uno da 3 euro, quindi in totale ho avuto 18 euro di sconto sui prezzi già scontati, quindi direi ottimo. L'ultimo bagno doccia che ho preso, che non era nel set da 3 ma l'ho preso a parte, infatti questo è venuto 3,99 però poi al netto degli sconti 2,35, ed è la profumazione rosa che non prendevo da un po'. Buonissimo, questo non so se piace a Hummel. Hummel oggi mi sembra molto addormentato. Se vi piacciono le profumazioni fiorate, questo sa proprio di rosa, è veramente molto molto buono. Poi ho preso due lavamani, uno al pepe rosa, questo lo prendo praticamente tutti gli ordini. E poi ne ho preso un altro, sempre a 3,99€, al gusto violetta. Come ormai credo sappiate, queste due sono tra le mie profumazioni preferite dei lavamani. Aspettate che li metto tutti qui dietro, così intanto Hummel li guarda. Eccoli qui, non so se li vedete voi. Poi ho voluto prendere questa volta due prodotti di make up. In particolare ho preso la nuova Cipria Perfezione Naturale. Adesso non so se si vedrà qualcosa, aspettate ragazzi. Questa volta devo zoomare un pochino, che mi è arrivata così senza nessuna confezione in cartone esterna. È un po' strano perché io compro sempre la loro cipria, quella classica che c'è sul sito da anni, e ogni volta mi è arrivata nella confezione di cartone, però non lo so, magari è normale che sia così. Gli sconti l'ho pagata a 5,30€, c'è scritto perfezione naturale con estratto di fiori d'arancio e vitamina E. Sono 8 grammi di prodotto. La apro perché comunque sto finendo la mia, quindi la inizierei a breve, al massimo fra 2 settimane. Adesso state vedendo la mia macchina fotografica, comunque a parte lo specchio che potrei coprire, il colore che ho scelto è questo, anzi ve lo dico, perché c'erano diverse colorazioni, mentre prima c'erano mi sembra solo 3 varianti di cipria e io prendevo sempre quella che si chiamava chiaro di luna. Questa volta invece avevo l'imbarazzo della scelta, ho deciso poi di prendere la colorazione beige rose perché io comunque ho un sottotono rosato, il colore è questo.
La spugnetta è esattamente come quella della cipria che vendevano prima, ovvero una spugnetta molto molto scadente che dopo qualche settimana vi si disintegra praticamente, quindi è un po' la nota negativa di un prodotto che è buono, o meglio, se questo ha la stessa formulazione di quello precedente dovrebbe essere buono. Magari non lo so, l'hanno anche migliorato, però che cosa ci voleva mettere dentro una spugnetta decente? Comunque scrivetemi qui sotto se qualcuno di voi ha già provato queste nuove ciprie. Poi ho voluto prendere un rossettino della marca Glossip. Non so se sapete che sul sito c'è anche questa marca. È un rossettino matte. Mettiamolo qui un attimo, Women, intanto io vi dico il prezzo. Questo scontato veniva 8,90€. Ecco sì, ho preso il numero 03. Il packaging è tutto nero. Adesso non vedrete niente perché mi sa che non è a fuoco. Ecco, forse qua. Il colore è questo, uno dei miei classici nude rosati, un colore molto fedele a quello del sito. Vederlo così mi piace un sacco. Aspettate che facciamo lo swatch. Bellissimo ragazzi, guardate, mi ricorda molto il Please Me di MAC. Dovrei andare di là a cercarlo per fare il confronto, però come colore mi sembra molto molto simile. E non so dirvi niente sulla tenuta perché io di questa marca finora ho provato solo un gloss e mi sono trovata abbastanza bene, però i rossetti non li avevo mai provati. Ok ragazzi, mi sa che lo vuole Hummel per giocare. Poi ho voluto prendere una cosa per la casa, però la vediamo dopo perché esula dall'ordine, nel senso che voi dovete fare un minimo di 20 euro di spesa di prodotti e poi potete scegliere una cosa per la casa a un prezzo speciale, un prezzo scontato. Io ho scelto un set per fonduta, però lo vediamo dopo. Prima vi voglio far vedere gli altri due omaggi. Allora, mi hanno mandato un full size di questo bagno doccia Gardenia Reale. Adesso sentiamo un po' il profumo che ha. Non è malissimo. Senti Umi? Anche a Umi non dispiace. Lo proverò presto nella vasca e poi vi farò sapere se mi piace. Sentito così. Ops, scusami Mino. Bello. Poi questa pochettina carinissima che contiene all'interno tre prodotti mini size. Ok ragazzi, ho messo il fuoco un attimo su questa e non su Hummel per aprirla. È una pochettina simile a quella che mi hanno mandato con i solari l'ultima volta, però non vi ho fatto il video quindi non so se l'avete presente. Quella arancione che conteneva una protezione solare per il viso, una per il corpo e un dopo sole. Beh, la pochettina è la stessa, soltanto che cambia il colore, è beige. All'interno abbiamo questo shampoo da 50 ml alla cheratina e cashmere, luce e protezione. Tra l'altro questi prodotti hanno un profumo buonissimo. Poi abbiamo il balsamo coordinato. E infine in questo mini dosatore c'è un olio sublime cheratina e cashmere per capelli danneggiati e spenti. Sembra la descrizione dei miei capelli ragazzi, che dopo l'estate sono in uno stato pietoso. Generalmente, come vi dico da anni, i prodotti per capelli di Bottega Verde non mi piacciono, però visto che me li hanno mandati in omaggio, insomma, gli darò una possibilità, voglio provarli. Ecco ragazzi, ho rimesso il fuoco su un Mino. Questo era in omaggio, non so se quando vedrete questo video. Cercherò di caricarlo a breve, in 2-3 giorni. Comunque dovrebbe essere ancora disponibile sul sito come omaggio. Poi abbiamo il catalogo, che questa volta è in formato più piccolo. Aspettate che lo apriamo insieme. Abbiamo un campioncino di profumo al gelsomino notturno, un altro di fondotinta e un altro di crema effetto lifting. Poi un buono sconto di 5 euro che userò per il prossimo ordine. Ma adesso ragazzi voglio aprire insieme a voi il set per fonduta. Umino è contentissimo perché c'è una scatola dentro un'altra scatola. Aspettate che tolgo tutto e poi vi mostro per bene. Wow, questa è la parte sopra credo, perché sotto... Questa è la parte sotto, questo qua sopra, che carino! E poi ci sono due di questi. No, Hummel, questi sono pericolosi per te. Aspettate che Hummino si è già messo, guardatelo. Hummel è molto interessato al set per fonduta. Allora ragazzi, è in ceramica, da questa parte è fatto così, guardate che bello. Probabilmente andrà messo così. Qui mettete la vostra candelina, io uso quelle di Tiger che utilizzo anche per il brucia essenze Yankee Candle. Il principio è praticamente lo stesso e qui ci metto il cioccolato, però secondo me può essere usata anche per fare la fonduta di formaggio, che forse mi piace ancora di più di quella di cioccolato. È veramente carinissimo e questo ragazzi era 3,99€. Poi adesso che siamo in autunno io adoro fare le fondute.
salute, quindi lo userò molto molto presto. Praticamente in quest'ordine ho preso 4 bagno doccia, più uno che mi hanno mandato in omaggio, 2 lavamani, un rossetto, una cipria, un set per fonduta, più ci sono questi prodotti per capelli che sono sempre in omaggio. In totale per quest'ordine ho speso 25,84 euro, spedizioni incluse, che sono sempre gratuite. Direi che sono molto soddisfatta di quest'ordine, proverò presto la nuova cipria e il rossetto, poi magari vi farò sapere se mi piacciono nel prossimo cenè per tutti i mesi. Io e il gattone Hummel vi mandiamo un bacio, vi ringraziamo per aver visto questo video e se volete ci vediamo al prossimo.